Bentrovati! Oggi vi parlerò di un altro quadro di fronte al quale è difficile restare indifferenti. Si tratta della deposizione di Gesù Cristo dalla croce di Van der Weyden, pittore fiammingo della seconda metà del Quattrocento, quadro conservato nel Museo del Prado di Madrid. Il dipinto venne commissionato dalla Gilda Maggiore dei Balestrieri della città di Lovanio, in Belgio, per essere collocato nella loro chiesa di Notre-Dame fuori le mura. Le gilde erano delle associazioni che avevano tra i loro scopi anche la difesa della città, una sorta di guardia civica. I loro componenti erano nominati dai magistrati della città stessa e si trattava di cittadini benestanti che quindi potevano permettersi di ingaggiare un bravo pittore. Vi ho parlato della committenza della Gilda dei Balestrieri perché questa è richiamata nel quadro in forme e consegni più o meno visibili. Intanto, proprio due piccole balestre sono collocate nelle decorazioni lignee degli angoli superiori del dipinto. Ma tutta la composizione sembra evocare la forma di una grande balestra. La tavola è un tau rovesciato. Le due figure agli estremi sono ripiegate, quasi due parentesi che racchiudono la scena, ma che formano anche idealmente la parte arcuata della balestra. Ma lo stesso corpo di Cristo, deposto dalla croce al centro del dipinto, è posizionato proprio in modo da disegnare una balestra. E d'altra parte, nella teologia medievale, non di rado il corpo di Cristo sulla croce era paragonato proprio ad una balestra, ad un arco teso. 10 sono le figure che compongono il dipinto: Gesù, la Madonna, San Giovanni, le Tre Marie, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea e due inservienti. Tutti, eccetto Cristo, sono vestiti in abiti del tempo in cui visse il pittore, espediente utilizzato per portare nel presente quel fatto, a significare che è tanto vero e reale da riaccadere appunto davanti a chi guarda. Guardiamo poi l'ultima donna a destra, la Maddalena. Ha un abito con una profonda scollatura ridimensionata dalla sottostante camiciola, proprio come era in uso nella seconda metà del Quattrocento. Guardiamo la cinta, pure di moda, in cui c'è un particolare, si legge proprio il nome di Maria, e le maniche di stoffa più lussuose rispetto a quelle dell'abito. Sono staccabili, vi si vede appuntato infatti uno spillo, esattamente come era di moda all'epoca. Bello è anche l'effetto scenografico dei copricapi che hanno varie fogge, delle ricche bordature degli abiti, delle loro fodere di pelliccia, delle loro decorazioni, tutte appunto tipicamente quattrocentesche. I 10 personaggi sono inseriti in una sorta di nicchia illusionistica dallo sfondo dorato, come quello delle icone bizantine, che sta a rappresentare il cielo trascendente in cui Dio dimora. Ma i piedi dei personaggi, invece, poggiano su un prato fiorito. Viene da domandarsi, ma siamo in cielo o sulla terra? Io credo che il pittore abbia voluto lasciare intendere che quel fatto raffigurato è insieme nel tempo e fuori dal tempo. È un fatto vero, accaduto in un tempo storico determinato, ma che si prolunga nell'attualità, aprendosi però verso l'eternità, evocata proprio dal cielo d'oro. Tutti i personaggi, con la posizione dei loro corpi e con le espressioni dei loro volti, rappresentano in maniera anche fisica e molto efficace la loro condizione di profondo dolore. Nessuno, infatti, è perfettamente retto, tutti sono come ripiegati. Ma guardiamo in particolare i loro gesti. Sulla sinistra, una delle Marie, Maria di Cleofa o Maria Salome, gli studiosi sono divisi al proposito e neanche le scritture ci vengono in aiuto per identificarle, piange sconsolata. Ha un fazzoletto tra le mani, il mantello le è scivolato sulle spalle e lei lo trattiene per un lembo per non lasciarlo cadere a terra. Ha talmente pianto durante quei giorni, come ci dice il suo occhio evidentemente arrossato, che non ha neanche la forza di rialzarlo quel mantello. Anche a Maria Maddalena sulla destra è scivolato il mantello, le è arrivato ormai sui fianchi, ma lei sembra non interessarsene, è tutta concentrata sul suo Signore. Il suo sguardo è rivolto verso le piaghe dei piedi, le sue mani con le dita incrociate e i palmi verso il basso esprimono iconograficamente tutta la tristezza del suo dolore. La rappresentazione del dolore in questa tela è resa ancora più vivida dalle lacrime che compaiono su quasi ogni volto. Il dipinto, teniamo presente che è molto grande, 2,20 m x 2,60 m, e le lacrime si vedono perfettamente. Sono dipinte in un modo così realistico che sembra quasi di poterle toccare. Sono così coinvolgenti che sembrano attirarci in un modo di compartecipazione. Pare quasi che chiedano di essere asciugate.
Quasi tutti i personaggi hanno gli occhi rivolti verso le piaghe di Cristo, verso quelle ferite aperte e sanguinanti. Ferite che sanguinano ancora nel presente, perché Cristo è sempre nuovamente trafitto dai peccati degli uomini. Cosicché, se guardiamo all'estremità superiore del quadro, potremo notare che nelle mani del servo ci sono i chiodi della passione ancora sporchi di sangue. E queste mani, con questi chiodi sporchi, sono l'unico elemento che fuoriesce dal quadro, quasi ad irrompere nel presente, a ricordarci appunto che quei chiodi trafiggono sempre Cristo e che chiunque in ogni tempo si trovi davanti a questo dipinto vede appunto raffigurato questo concetto. I personaggi del quadro infatti stanno piangendo, probabilmente, non solo sul Cristo morto, ma anche perché hanno sotto gli occhi le conseguenze dei propri peccati. Tra i volti dolenti c'è anche quello di Maria, pallido e solcato dalle lacrime, un volto che suscita una intensa suggestione. Maria, con il suo abito blu oltremare, ricavato dal prezioso lapislazzulo, un abito bordato d'oro in primo piano, è più che pallida, è terrea, esanime quasi come il figlio e forse più del figlio. A sorreggerla ci sono Giovanni, il discepolo prediletto, tanto infiammato d'amore per Cristo da essere vestito di rosso, come i serafini, gli angeli più vicini a Dio. E questo credo voglia dirci il colore rosso delle sue vesti. E poi c'è una delle Marie, quella vestita di verde, un abito che con il suo colore comunica la speranza, una probabile allusione alla resurrezione che seguirà quella morte di croce. La posizione di Maria è evidentemente speculare a quella del figlio e per l'importanza data alla sua figura viene quasi da chiedersi se non sia lei la vera protagonista. La posizione del suo corpo è parallela a quella del figlio e certamente serve a sottolineare la sua partecipazione, la sua compenetrazione anche fisica in tutto quel dolore. La profezia di Simeone si sta avverando, una spada le sta trafiggendo l'anima. Maria è svenuta. Si tratta di un tema iconografico non molto comune, anzi addirittura censurato a Roma durante la Controriforma. Ma il tema è anche noto come spasimo della Vergine e si sviluppò dall'idea tardo-medievale che la Vergine fosse svenuta sul Golgota. Un fatto che non è menzionato dai Vangeli canonici, ma soltanto riportato nel Vangelo apocrifo di Nicodemo. Parte dei teologi ritenevano che Maria svenuta non potesse essere ritratta perché andasse ad urtare contro con la grazia concessa alla Vergine di soffrire salda sotto la croce, ma altri invece lo ritenevano accettabile in quanto compatibile con la dottrina di Maria corredentrice con il Cristo, una dottrina che pare essere sposata proprio da Van der Weyden. In questo senso depone anche un particolare: la mano destra della Vergine è rilasciata quasi a toccare terra, proprio lì dove si trova un teschio. Teschio che, oltre ad evocare il luogo in cui si svolgono i fatti, il Monte Calvario, il luogo del cranio, è anche simbolo di Adamo. In quel teschio c'è un richiamo al peccato originale, redento appunto dal figlio nuovo Adamo e dalla madre, anche detta nuova Eva. Le loro mani si trovano su un'unica diagonale, che parte dallo sguardo di Nicodemo, il personaggio col cappello nero sulla destra, e passando proprio per le mani della madre e del figlio, le collega al teschio verso cui lo sguardo dello stesso Nicodemo pare diretto. Poco discosto dal teschio compare anche un osso, chiara evocazione della morte, ma non potrà sfuggire che queste ossa sono posate su un prato fiorito primaverile, simbolo di rinascita, della natura, ma anche di resurrezione. La morte sta per essere sconfitta, per sempre, una volta per tutte, di lì a poche ore. Infatti, proprio nella notte che segue quella deposizione, come recita la sequenza di Pasqua, morte e vita si affronteranno in un prodigioso duello e il Signore della vita, che era morto, ora vivo, trionfa. Per questo la natura già rifiorisce, rinasce. La notte, quella notte evocata proprio dal nero cappello di Nicodemo, il fariseo che proprio di notte andava a parlare con Gesù. Anche i suoi abiti, le sue ricche vesti hanno i toni scuri. Andava da Gesù per rischiarare proprio forse il buio della sua anima. Aveva intravisto la luce in quell'uomo, in quel Cristo che ora anche lui sta piangendo. Come narrato nel Vangelo di Giovanni,
Nicodemo porta un vaso con una miscela di aloe e mirra per la preparazione del corpo di Gesù per la sepoltura. Il vaso è ora affidato nelle mani del servo perché Nicodemo, affranto, sta sorreggendo le gambe di Cristo. C'è un altro uomo invece a sorreggere le spalle di Cristo e lo sta quasi avvolgendo nel bianco sudario che lui stesso ha portato. È Giuseppe di Arimatea. Al centro, però, il vero perno dell'intera composizione è proprio il corpo del Cristo esanime. Ha un perizoma di stoffa leggera da cui traspare addirittura il sangue che dal costato scorre verso le sue gambe. È coronato di spine, con la barba incolta, anch'essa segno delle sofferenze degli ultimi giorni, durante i quali è stato schernito, flagellato, coronato di spine, denudato e crocifisso. Eppure, questo corpo, appena deposto, appare già come un corpo glorioso. Sono infatti spariti i segni della flagellazione. Restano solo le cinque piaghe della crocifissione. Un corpo luminoso, quello del Redentore del mondo, in cui già pare rifulgere la luce sfolgorante della resurrezione. Io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima con un altro quadro della Quaresima. Arrivederci.